Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 30 agosto 2013 e l'Italia è divisa in due. L'Italia divisa in due non è l'Italia di Umberto Bossi, con a nord la Padania e al sud il resto d'Italia. No, l'Italia non è divisa in due sul piano geografico. È divisa in due e a livello di cittadini ricchi e di cittadini poveri e a livello di lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati. Ci sono esattamente due Italie, cari amici. Mi pare che sulla terza rete televisiva e lunedì prossimo ci sarà un programma che parlerà dell'Italia dei ricchi, dell'Italia dei poveri e poi dell'Italia dei lavoratori tutelati e l'Italia dei lavoratori non tutelati. E mi pare che sia stato detto che il 50% della ricchezza è nelle mani del 10% della popolazione. 10% della popolazione possiede il 50% della ricchezza italiana. Fate voi le proporzioni e poi potete capire per quale motivo lungo le coste, no? Lungo le coste italiane ci sono i porti, tutti i porti, i porticcioli. I porti e i porticcioli sono tutti pieni di natanti più o meno grandi, più o meno costosi. Facciamo tutto il giro di tutti i porti, tutti i porticcioli italiani e ovunque vediamo natanti allineati e sono i natanti di questo 10% della popolazione italiana che detiene il 50% della ricchezza italiana. E il 10% della popolazione italiana, siccome siamo 60 milioni, sono 5-6 milioni di cittadini. 5-6 milioni, mettendoci dentro però anche i bambini piccoli e i vecchiacci. 5-6 milioni, perché pure questi ricchi hanno la moglie, hanno i bambini, hanno il papà anziano e via di seguito. Su 60 milioni sono 6 milioni coloro che detengono il 50% della ricchezza italiana. Lunedì ne sentirete parlare di queste cose. E sulla terza rete televisiva, mi pare alle 21, alle 21.05, alle 21.10, io ve le offro in anteprima, capito, cari amici? Questa è la prima divisione, una prima divisione che, come si suol dire, grida vendetta al cospetto di Dio. Poi c'è la seconda divisione, che è tra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati. Per esempio, ci sono in Italia, mi pare, 15-16 milioni di pensionati, io pure sono un pensionato, e noi siamo tutelati. Oh, 15-16 milioni di pensionati ci sono in Italia, su 60 milioni di abitanti, compresi i bambini, i fanciulli e gli adolescenti sino a 18 anni, ci sono 18 milioni di pensionati. C'è chi ha una pensione bassa, chi ha la pensione media, chi ha una pensione alta, però questi 15-16 milioni sono tutti tutelati. Poi ci sono i lavoratori del pubblico impiego, quelli che lavorano di ruolo sotto lo Stato, sotto le regioni, sotto le province, sotto i comuni, quelli che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale, quelli che lavorano nell'esercito, nella magistratura. La magistratura, questi sono tutti tutelati, tutti tutelati. Poi invece ci sono quelli che lavorano nelle industrie che non sono tutelati perché un'industria ti può fallire dall'oggi al domani, magari perché non vende più, magari perché delocalizza. Anche di queste cose sentirete parlare, mi pare, in un programma report, non so bene. Ci sarà lunedì prossimo sulla terza rete televisiva alle 21, 21.05, 21.10, me lo vedrò, ma io so già quello che diranno, perché lo so già.
ci sono i lavoratori del call center, i giovani del call center, dei call center che sono. Ma tutto questo perché avviene? Tutto questo avviene un po' per il fatto che il patriarcal capitalismo è fatto così. È fatto così per il patriarcal capitalismo. E un po' perché l'Occidente è in default. Infatti c'è un mio antico video intitolato Occidente default. Cioè il welfare è finito ed ora ci stiamo incamminando sulla strada del default. Occidente default. Due Italie, cari amici, due Italie, una grandissima tristezza, cari amici. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.